5:50. Sono sveglia più o meno dalle 4 di stamattina, perché appunto Alessandra aveva fame, quindi ha mangiato e ha digerito. Poi era un po' così, un po' probabilmente aveva qualche fastidio alla pancia, quindi non riuscivo veramente a farla addormentare, quindi l'unica cosa che la tormenta a qualsiasi costo è la fascia, quindi disperata ho preso la fascia e insomma almeno sono riuscita anche a preparare, infatti sto approfittando che sono sveglia per preparare la colazione per tutti. Sto facendo il caffè, ci sono già le 3 tazze di latte pronte nel microonde e poi quando è pronto il caffè insomma vado a metterlo nella tazza mia e di Ricky. E niente, oggi Riccardo è di riposo, quindi insomma avremo una bella giornata da passare insieme. Però mi avete chiesto tantissimo la morning routine mia e di Alessandra, quindi più o meno è sempre questa, quindi orari molto molto notturni. E lei è qui, ve la faccio vedere. Lei è qui tranquilla, finalmente poverina, è riuscita ad addormentarsi. E niente, attendo l'uscita del caffè. Qui qualcuno non vuole mai dormire, eh? Ciucciottina. E qua il mio amore ha fatto dei super toast mega galattici per il nostro pranzo tête à tête. Guardate che bomba. Wow. Gnammi. Buon appetito. Eccomi ragazze, allora salto super temporale, passate ore, perché poi stamattina ho dormito un po' perché la piccolina si è addormentata poi stamattina intorno alle 8:30 e quindi insomma Riccardo ci ha lasciato riposare, è stato dolcissimo perché era veramente distrutta. Però volevo farvi vedere questi ulteriori regalini che sono arrivati per la piccola Alessandra. Vi sto facendo vedere tutto nei vlog per, diciamo, renderli un po' più carini, insomma, anche perché in questo periodo potrete immaginare, non è che vado chissà dove, quindi sono vlog molto semplici. So che a voi piacciono sempre tantissimo e me lo dite sempre, quindi grazie di cuore. Però, insomma, non faccio un video haul, ma ogni giorno, comunque ogni qualvolta arriva qualcosa, io ve lo mostro nel vlog, vi mostro le news dell'abbigliamento di Alessandra. Questi sono vestitini di Benetton e ce li ha regalati il nonno di Alessandra, il nonno paterno e la nonna. Allora, vi faccio vedere, questa è sfiziosissima, la gonnellina. Guardate che carina, bellissima, tutta rosa e molto molto leggera. E stavo leggendo se mi ricordavo la taglia, mi pare sia un 3-6 mesi, sì, quindi la metterà appunto, infatti è leggerissima, la metterà poi quest'estate. Poi è arrivato questo body con il collettino di Benetton con sotto appunto chiuso, come un classico body che può venire fuori appunto anche con questa gonnellina, ci sta anche bene. E poi sempre da abbinare eventualmente anche alla gonnellina questa magliettina sfiziosissima, è tutto quanto 3-6 mesi, perché se non erro sono tutte le stesse misure, sì, 3-6 mesi, con queste scrittine qua sul rosa, verdino, carinissime. E questa qua ci sta da Dio con la gonnellina, infatti, proprio un bel outfit. E poi questo vestitino qua, super super leggero, sempre estivo ovviamente, sempre 3-6 mesi, fatto così, con questo pizzo, che carino. Non vedo l'ora che sia, diciamo, un pochettino più grande, giusto quei 3 mesi, per poterla vestire un po' più da donnina, insomma, no? Poi adesso stiamo utilizzando questa pinza portaciuccio che mi ha regalato Angela, che saluto, e questo qui con il nome Alessandra, lunghissimo,
e l'unicorno, veramente comodo, anche perché si allarga semplicemente così e si va a pinzare la parte dove si vuole pinzare, bavaglino, tutina, insomma, e si chiude. Molto molto grazioso. E niente, quindi queste sono le news. Ho messo la cover di cui vi ho parlato nei giorni scorsi di My Case. Mi piace veramente un sacco questa qui, tutta rosa candida, l'altra con i miei figli la sto tenendo come una reliquia, quindi quando questa si rovinerà metterò quella, perché o la terrò per le occasioni un po' più speciali, quando c'è qualche, insomma, quando si esce, perché è veramente troppo bella, mi piace veramente da morire. E tra l'altro, aggiornamento, a Riccardo è piaciuta un sacco, gli è piaciuta un sacco la sorpresa, gli è piaciuta un sacco la foto che ho applicato sulla sua cover. Quindi se siete interessati appunto a queste cover che vi ho mostrato nel vlog scorso, in caso se mi ricordo ve lo lascio qui o nell'info box, il sito è My Case, o comunque scaricate l'app, trovate anche l'applicazione My Case, ve lo scrivo qui. E niente, quindi questo è quanto. Adesso la pupa finalmente dorme, anche perché ha dormito un po' stamattina, poi ha mangiato due volte e non ha dormito assolutamente, e adesso che sono quasi le 5 ha finalmente mangiato, cioè ha finalmente dormito, e quindi insomma speriamo si riposi un pochettino. E niente, fuori c'è un tempo molto molto grigio, io ho una faccia devastata, però almeno mi sono fatta una doccia, il bello di quando Ricky è con me che riesco a farmi una doccia, e basta. I capelli un po' arruffati, ma li ho lasciati praticamente ricci, e quindi ho raccolto il ciuffo, la frangia, come dir si voglia, ma boh, è proprio una roba così casereccia, non uscirei mai così. Mi dovrò sistemare un po' i capelli, perché dormendoci su hanno preso una piega un po' del Kaiser, un po' del cavolo. E niente, quindi ci aggiorniamo poi tra un pochino. Adesso penso che farò anche il video sulla fascia per farvi vedere come si indossa, però devo aspettare che Ale si sveglia, quindi in caso appena si sveglierà lo farò. Guardate che carini che sono insieme, papà e figlia. E ciao ciao. E ciao ciao amore. E ciao ciao. E ciao ciao. E tu? Sì, ciao ciao anche a te. Gelosina. No, non è gelosa, è bravissima. Giornata grigia, fredda e umidissima, e soprattutto si sta alzando anche un po' di vento. Allora vi appoggio qua, sto ritirando i panni perché appunto ho fatto un'altra lavatrice e scenderò dentro, perché oggi fuori c'è un tempo veramente orribile, ma orribile. Tra l'altro è un tempo così umido, così freddo, proprio quel freddo che ti entra nelle ossa, che mi ha ricordato veramente tantissimo il tempo che c'era quando sono andata con i miei anni anni fa a Londra. C'era proprio questa temperatura qui, fredda e proprio umida umida umida. E niente, tanta tanta emozione, perché adesso ritiro queste cosine, stiamo solo aspettando che passi un attimino il tempo, perché più o meno mezz'oretta fa ho allattato baby Ale, ho allattato la piccola Alessandra, e dopo le faremo il suo primo bagnetto caldo, quindi insomma siamo emozionati. E niente, quindi speriamo che l'aiuti a rilassarsi un pochettino, perché non so se è anche il tempo, ma è un pochino irrequieta. In realtà stamattina no, stamattina ha dormito bene, era tutta rilassata, e invece adesso è un pochino così perché è cambiato il tempo, quindi
Secondo me è dovuto a quello. Tutte le volte che c'è il vento, tutte le volte che c'è un po' di cambio meteorologico, mettiamo così, lei è un po' irrequieta e penso sia normale. Allora, panni ritirati, cioè ritirati, panni ritirati dalla lavatrice, e ora stendo tutto, tutine di Alessandra, ne avevo un pochino da lavare. E tra l'altro mi piacerebbe poi farvi un video, che penso magari possa interessare anche qualcuna di voi, sul baby blues, visto che diverse di voi, quando l'ho accennato nel racconto del parto, mi avete chiesto di cosa si tratta, se potevo parlarne, insomma, quindi pensavo di accontentarvi, di farvi un video, insomma, in cui vi racconto cosa mi è successo, diciamo, a livello emotivo, ecco, dopo il parto. Se vedete ballare, perché siete sullo stendino. E quindi mi piacerebbe, insomma, raccontarvi cosa mi è accaduto, insomma. Che stiamo facendo, Nara? Nara è preoccupata. Stai tranquilla. Amore, ciao! Che bella la quetta! Guarda che bello! Bello! Sì! La quetta calda! Oh, la nostra bambina! Che belli! E stiamo facendo il primo bagnetto! I pigini che giocano nell'acqua col suo pisciolino. Come? Mare. Oddio, quanto sei prima con il pisciolino.